Benvenuti alle pillole sul linguaggio DAX. Dopo aver introdotto lo strumento Power BI Desktop e Cloud Service, ci è sembrato opportuno andare un po' più nel dettaglio del linguaggio che serve per utilizzare veramente Power BI al massimo della sua potenzialità. Si può usare Power BI anche senza conoscere il DAX, ma si scopriranno presto alcuni limiti che diventano insormontabili se non si ha la capacità di scrivere alcuni indicatori grazie appunto al linguaggio. Si tratta comunque di pillole, quindi non potremo andare in un dettaglio estremo per cercare di tenere anche i video in una lunghezza ragionevole, qualche volta saranno un po' più lunghi, qualche volta meno, ma dobbiamo mantenere un approccio a pillole. Per gli approfondimenti naturalmente forniremo link, sorgenti, libri, forum, canali YouTube per andare oltre. Vi forniremo una base dati in modo che possiate seguire passo passo la creazione delle misure, siete liberi di usare anche naturalmente le vostre basi dati e, diciamo così, affronteremo quindi a 360 gradi, partendo dalle funzioni più semplici fino alle funzioni più complesse, dare una panoramica complessiva del linguaggio DAX. Che cos'è il linguaggio DAX? Allora, è un linguaggio che si applica, si può utilizzare fondamentalmente in tre ambienti: nell'ambiente Power BI, che è quello su cui naturalmente ci focalizzeremo di più, ma è utilizzabile anche in Power Pivot per Excel, con alcune piccole limitazioni. Non esiste la funzione TriTas, per esempio, in Excel, che invece in Power BI c'è. In Power BI c'è il DAX alla sua massima potenza, diciamo così. In Power Pivot c'è qualche limitazione, per esempio non esistono le tabelle calcolate. In ogni caso il DAX funziona in questi tre ambienti, quindi Power BI, Power Pivot per Excel e anche Analysis Services Tabular. Non ci occuperemo né di Power Pivot per Excel né di Analysis Services Tabular. Power Pivot per Excel probabilmente lo conoscete. Analysis Services Tabular è uno strumento un po' più, diciamo così, oscuro per la maggior parte delle persone. Comunque si tratta di ambiente Visual Studio, in sostanza, avendo un server tabular esterno e non un server tabular locale come avviene quando ci si collega a Power BI Desktop. Comunque questi sono tecnicismi. Questi sono i tre ambienti in cui il DAX si può utilizzare, quindi lo imparate una volta, lo utilizzate potenzialmente in tre ambienti, magari in due, perché ripeto, questo ambiente è un po' tecnico, però noi ci focalizzeremo naturalmente su questo ambiente e in particolare sul desktop, perché il DAX si scrive in Power BI Desktop. Nel cloud non si scrive DAX, ma si utilizza il DAX esistente. Allora, cosa si fa col DAX? Beh, le cose classiche che conosciamo sono la creazione di colonne, intendo dire che le conosce anche un utente Excel, crea colonne, anzi la passione degli utenti Excel, me compreso. Tabelle calcolate, quindi con DAX potremo anche creare delle tabelle intere solo in Power BI e Analysis Services, quindi in realtà solo Power BI, che è poi l'ambiente dove ci focalizzeremo. Tabelle, colonne calcolate, tabelle calcolate. Le misure, cioè l'evoluzione dei cosiddetti campi calcolati di Excel, diciamo così, base anni 90, inizio anni 2000. La creazione di variabili, strumenti molto utili che utilizzeremo profusamente in queste pillole, sempre all'interno della creazione di oggetti per Power BI Desktop, e anche la creazione di Calculation Groups. In questo caso ancora solo Power BI Analysis Services, ci concentreremo qui, in particolare però questo vuol dire che useremo strumenti esterni, in particolare Tabular Editor. Quindi questo vi fa capire che in realtà Microsoft ormai ha accettato e deciso ufficialmente che per quanto riguarda l'ambiente Power BI, ma non solo, non tutti gli strumenti vengono forniti da Microsoft, ci si appoggia degli strumenti esterni, di cui qui vi do qualche traccia, in particolare DAX Studio, per quanto riguarda, sono tutti software gratuiti, almeno esiste sempre una versione gratuita, DAX Studio è proprio gratuito con un crowdfunding volontario per fare debug dei calcoli, quindi verificare che tutto funzioni, e per fare performance, quindi per migliorare la performance, perché ha la possibilità di dire quanto tempo impiega una query, diciamo così, quindi alla fine quanto tempo ci vuole per fare un certo calcolo. Tabular Editor invece io lo uso ormai per lo sviluppo proprio, quindi quando scrivo DAX lo scrivo in Tabular Editor, e per la sintesi dei Calculation Groups. Ne parleremo a suo tempo, ma sono delle entità molto potenti che possono essere utilizzate per, diciamo così, superare alcuni tipici limiti dell'approccio tabular e velocizzare e evitare di creare tante misure tutte uguali, ma cercando di creare uno schema, diciamo così, comune di misure. Ok, questo soltanto come introduzione.
Come funzionerà l'erogazione di queste pillole? Allora, le erogheremo in due, quindi non sarò soltanto io a fare le pillole. In particolare, già dalla prossima pillola, cioè la prima veramente operativa, dove si partirà con le cose più elementari, i video saranno svolti da un mio ex studente che adesso è, diciamo così, un amministratore con me e con tante altre persone del Power BI User Group, quindi sarò onorato di lasciargli la parola, largo un po' ai giovani, vi introdurrà in una serie di prime pillole le funzioni più semplici, in modo da cominciare a portarvi su, poi verrò io per fare alcune altre funzioni, poi tornerà lui, ci alterneremo gli argomenti in modo anche che abbiate più voci, questo secondo noi semplicemente dovrebbe essere assolutamente un arricchimento. Quindi mi raccomando, preparatevi, ormai ci siamo, a brevissimo cominceremo a fornire queste pillole con la solita cadenza, tutto questo verrà annunciato, in modo che faremo un altro piccolo viaggio per arrivare a aumentare le capacità di utilizzo di questo strumento così innovativo e anche estetico, anche direi anche democratico per la self-service BI che è Power BI Desktop. Grazie e al prossimo appuntamento.